La protesta dei residenti che frequentano la montagna di Macugnaga non accenna a placarsi. L'entrata in vigore del nuovo regolamento che introduce soste a pagamento in centro paese per molti motivi di malumore. A protestare sono soprattutto i non residenti. Chi è titolare di seconde case a Macugnaga trascorre da anni le vacanze e non esita a definire la decisione dell'amministrazione Bonacci inaccettabile. La novità sta nel fatto, appunto, che la Giunta ha approvato un regolamento con cui stabilisce che la sosta diventa sempre a pagamento in tutto il centro paese. Uniche zone libere, le frazioni più periferiche, come per esempio Pestarena. Le nuove disposizioni approvate dall'amministrazione comunale stabiliscono l'obbligo di un abbonamento che, a seconda che si risiede o meno in paese, può essere mensile, quindicinale, trimestrale o annuale. Il costo varia a seconda dell'opzione scelta. Si parte dai 60 euro al mese per chi abita appunto a Macugnaga, ai 30 per chi è in vacanza per un periodo compreso entro i 15 giorni. Ogni abbonamento è nominativo e vale per una sola vettura. Decisione questa che ha fatto infuriare più di un turista. L'argomento infatti pare tenere banco in paese. In questi giorni c'è più di un vacanziere che minaccia di boicottare la Perla del Rosa, questione che però non sembra intimorire il sindaco. Alessandro Bonacci è infatti convinto della bontà del provvedimento adottato ed è certo che il nuovo regolamento porterà giovamente a tutto il paese. Sono sicuro, il commento del primo cittadino, che la decisione è giusta. Potrà scontentare chi era abituato a lasciare tutto il giorno la vettura parcheggiata, ma sono altrettanto sicuro che potrà dare modo a chi arriva in paese di trovare posteggio senza problemi.